Ragazzi, porca di una puttana, che fame! Che fame che ho! Buonasera! Grazie Cooper il Ride, a Lord Tuono per i 15 mesi, un anno! Ma che un anno? 15 mesi, altro che più, grazie mille! E grazie a Ninja Lil per i 27 mesi! Anche se sono due. 2 e 27. Non ho cenato, no, ho ordinato. Ho ordinato il pollo fritto perché lo fanno solo il venerdì sera. Consegna dalle 7:30 alle 8. Non è neanche partito. Ho una fame veramente. Ecco, è partito adesso. Ma porca troia, come adesso? Porto il mio telefono alla mia signora. Porto la mia signora al telefono. Arrivo, così risponde lei. Ha detto che non serve. Poi dopo adesso devo spiegare io via telefono alla persona che sta venendo qua sotto la pioggia dove deve andare. Quindi sì, che sarà bello. Guarda, io spero sia il pollo fritto migliore della mia vita, perché lo fanno solo il venerdì sera e solo a quest'ora di consegna qua, quindi vabbè. Ma stasera ci spariamo l'autobus, sono proprio contento. Un giga di patch mi ha fatto oggi, quindi meglio che non averlo giocato al day one, perché ieri il Sega picco. Domani il vlog e basta. Male che mi fa questo dito. Mi sono mangiato via una pellicina che mi è venuta fino a su, mi ha fatto male. Ciao. Fai consegnare un po' anche a me, ma adesso vediamo se ne valsa la pena. Speriamo bene. Sta diluviando da tutto il giorno, tra l'altro. Una roba micidiale. Non ha smesso un secondo. Solo 0,9 mm mi sembra poco, cioè sta venendo giù a secchiate. Accumulata 2,6 mm, prevista 7,3. Mi sembra strano, sta venendo giù a secchi. Anche di diluvio universale? Eh sì. Male il dito. Come hai fatto a collegare il picco al PC ieri sera? Dov'è? Con questo. Facilissimo. Tra l'altro sto montando il weekly. Cioè ho montato il weekly. Non so se abbandonerò il mondo delle action cam, sapete? A parte il fatto che questa è stata più un incubo che altro per farla. È vero che la stacco, l'attacco dove voglio ed è comodissima per fare questo. Però la qualità è veramente una merda. Ho fatto alcune riprese col telefono e sono eccezionali. Solo che non posso andare in giro a usare il telefono in questa maniera qua. Mi fa strano usare il telefono così. Dovrei abituarmi a capire un po' le cose, però è scomodo, proprio per la sua forma. Io non capisco perché non facciano una fotocamera grande come questa, con la stessa qualità. La pago. Costa 1000 euro, li pago. Però voglio avere la qualità di questo. Con uno schermetto che mi faccia vedere. Bastone da selfie, cazzo. Mi fa cagare usare il gimbal per il telefono. Anche perché se devo andare in giro in maniera pratica, usare il gimbal del telefono vuol dire portarsi dietro una roba gigantesca e fastidiosissima. Cioè a quel punto mi compro una fotocamera.
Se usi la telecamera di selfie viene una merda, sì. Sì, 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 sì. Poi che vuoi di più? Ma io non capisco. Cioè, allora, hanno fatto questa. Ok? Questa adesso non mi ricordo. Costa 400 euro. Bene, te ne do il doppio. Mi dai la qualità che mi dà questo. Nella stessa dimensione. Anche perché alla fine della fiera... Cioè, mi sa che sono lì come peso e tutto. Voglio questa, però qualità come questo. Che ci vuole? Pago. Ma vedrete, domani c'è un abisso. Non è che uno è un po' meglio. No, no, c'è un abisso di differenza. Salaio, buonasera Cattone, sono tornata dal viaggio di nozze ed è andato tutto bene, grazie alla sua benedizione, però potrei chiederne un'altra? Oggi ho avuto il coraggio di dire al mio capo che non volevo il rinnovo causa mobbing, un grande, un gran minore di 3? Ma complimenti, complimenti, e come, ma nel senso che hai detto che non vuoi il rinnovo, ma viene risolta la cosa in una qualche maniera o che? Perché è importante, è gravissimo il mobbing. Io ho il DJI Home 5 e se hai le tasche un po' profonde ci sta. Cos'è il DJI Home 5? Scusami. Ma è il gimbal. Ah, le tasche profonde non come monetariamente, intendi proprio come... No, ragazzi, i gimbal per il telefono sono una rottura di palle infinita. Perché devo prendere il telefono, swipeare, sbloccarlo... Mettere il codice se non mi piglia il telefono. Boh, c'ho la fotocamera. Ecco qua, la fotocamera. Poi devo metterlo nel gimbal, impostare il gimbal, girare il gimbal e farlo partire. Ma che rottura di palle infinita è? No, sarebbe una roba plug and play per i vlog. Ed è per questo che io mi sono infilato nel mondo delle action cam. Perché sono molto più immediate e molto più comode. A parte questa che ci mette 8 ore a partire. E devono essere pratiche, perché tu le devi posizionare dove va e farla andare. Se devo passare a qualcosa di più complicato, a sto punto passo ad una mirrorless. Che c'è la Sony N cazzi lì, come si chiama. Stanno chiamando, attenzione, arrivo.
Eccomi qua. Metterò Just Chatting per un po' perché... è più di quanto pensassi. È che ho famissima, veramente una fame mostruosa. Sono qua, scusatemi. Scusatemi, vi mangerò in faccia per un pochino, vi chiedo scusa. Dov'è cibi e bevande qua? Non so perché hanno portato delle patate così. Ma ciò che sale. Secondo voi, hanno l'osso? No. Allora. Non è male. Non è male. Non è neanche così bene. Che infatti è Nate Diver senza cover. Mi fanno cagare le cover. Stefano, buonasera, siamo 17. Guarda caso, oggi è venerdì. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aigo. Anzi, non è proprio granché. Proviamo le salse. Merda, si è rovesciata tutta. Non era chiusa. Ma è praticamente solo senape. Va bene. Lascia perdere, Cucco, so come la lascia perdere. Non è veramente niente di che. Insomma. Qui c'è una senape di là. Lascia perdere, Gabriel. L'altro è pieno di nervi. Un po' come i miei. Vediamo quest'altra salsa. Ma è rosa. Letteralmente, non salsa rosa. Non sa di niente. La salsa al niente. Praticamente mi hanno portato dei nervi fritti. Vedi che è rosa? Ha messo la mano apposta. Nico, sempre più vecchi, grazie. Bastava usare dei filetti di pollo comunque. Pozioni abbondanti. Però. Non per niente, cioè 25 euro a testa, mai proprio. Mai. L'aspetto invitante lo è. Il sapore mai. E infatti, una cifra folle. Ma lo aspettavamo tantissimo perché lo fanno solo venerdì sera. Poi, allora, 25 euro sono una porzione di pollo con patatine, patatine sono tre, le salse e due mojito. Cioè un mojito a testa. Che non bevo, però vabbè. Il punto è che il pollo fritto non è niente di che.
Kami, buonasera. So che non interessa la chat, ma sono contento perché sto organizzando un viaggio in Giappone finalmente. Ma congratulazioni! Non credo siano fritti veramente. Vero che sembrano tipo al forno? Costosetto, lo so. Però sono 2 anni che cerchiamo di provarlo, eh. Io e la mia signora che non riusciamo mai. Era meglio se non riuscivamo. Mamma mia. Bene che adesso lo sapete, sì. Vabbè, Cold, ma io non mi lamento di quella cosa lì. Non mi sono mai lamentato. È pollo fritto che fanno solo venerdì sera, Gabriel. E sto mangiando ora perché me l'hanno portato ora. Ma non mi lamento, Cold. Ti dico cosa succede. E ritardare la live, ma non sapevo quando arrivavano. Cosa vuoi poi? L'unica cosa buona sono le patate. Comunque, secondo me di fritto qui non c'è proprio un cazzo. Prendi tanto di quella salsa rosa, sa leggermente di maionese. Grazie Elzo che per 65 mesi. Che salsi sono, boh. Rinnovate per il treno come scimmia rara, siamo a 33, mi do mosso volentieri, te ne do metà. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Grazie Mingo per i 24 mesi e Dave per i 59. Come va? Bene. Guarda Colbo, è probabile. Io adesso vado giù e mi prendo una salsa decente, perché queste... Santi Dio. Ma lei è un bel tipo, sa. Grazie. Io mi aspettavo il pollo super premium. Una roba sbuonissima. Porca troia. Che cazzo. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Anche la mia signora non l'ho sentita molto convinta. Croccante sì, ma questo non è fritto. Che invidia, Nico. Il problema più grande è che è veramente pieno di nervi. Cioè, se tu proponi, ok, 25 euro a testa,
con anche il cocktail e le patate, che sono tre, e le salse. Però il pollo deve essere solo il filetto. Non mi puoi far pagare così tanto per quella roba lì. Mi parlo cazzo per la bricolata. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Ho capito, Cold. Lo fanno solo il venerdì sera, abbiamo provato. Lo è, Redimen, lo è. Però, se mi fai mangiare il pollo migliore della mia vita, te do anche 30 di euro. Non è così. Non è così manco per finta. MDZ, il nome si legge come è scritto, con la finale accentata. MDZ? Ah, sì, mi ricordo. Ma è un ristorante. Quello che fa la grigliata, quella fenomenale. Il venerdì va là un tipo e fa questo pollo fritto. Ma è una merda. Cioè, con 30 euro c'è la grigliata per due, fenomenale, con mille robe, straordinaria, che era molto meglio di questa. Ma no, Cold. Dammi un sushi. Ma hanno preso proprio pezzi di pollo random e l'hanno fritto. Disossato, per fortuna. Però, per far pagare 25 euro devi darmi il filetto. Almeno quello. Grazie Matt per i 9 mesi. Poi non è che mi voglio lamentare sempre di tutto, però per questa cifra qua mi devi dare... L'offerta deve essere migliore. Come si sta bene? Buongiorno. Oltre al fatto che secondo me non è neanche fritto. Grazie Manu per i 17 mesi. Dopo 2 anni abbiamo provato. Sappiamo che una chiavata... Ah, tu devi essere Igor. Vabbè. No, si pronuncia Igor. Allora, più o meno Manuel. Non è andata a finire come le polpette, ma le polpette erano veramente immangiabili. Qui non è male, però siamo molto al di sotto rispetto alla qualità del ristorante. Mangio l'ultimo, ma è gigante. Che voglio mangiare. Ho fame. Lo dice perché sono affamato, ma non mi sta piacendo. Anche perché più patina che altro. Ah, anche la bibita è inculata, è un drink gusto zenzero. Non era un mojito allora.
Metro, un po' di assenza, ma appena si riesce si riabbona subito, grazie. Come il gusto zenzero. Ma ho detto io che ha mojito. Non intendo. Va bene, cold. Sono triste. Porto giù e torno. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ah, scusate, ero muto. No, non è la cena più triste che abbiamo fatto in live, perché le polpette sono stato al 100% peggio. Al 100%. Le polpette erano proprio al limite del vomito. Erano veramente schifo. Che mi manda Gabriel? Minchia! Scusami, ma c'è la gente di Stadia che non sapeva che Stadia chiudeva? Ma è vero quel tweet lì? La signora Rebecca ha un gioco che viene fuori il 1 novembre. Ma vabbè, ma sono proprio delle merde. Recuperare live con le polpette, ma sì, chi si riguarda durante il Covid. È stata devastante la polpetta. Vi spiego un po' la storia delle polpette, poi intanto avvio il gioco. Sostanzialmente era un ristorante che faceva solo polpette. Solo polpette di vari tipi. E niente, facevano vomitare tutte.
ho preso anche il dolce, le polpette al tiramisù e faccio anche cagare pure quelle. Ma proprio schifo, eh? Ma proprio sapevo di merda. Osifone sono 14 come il numero atomico del silicio. Grazie mille per i 14 mesi. Rumori dovrebbe essere, sì, Helix. No, si pronuncia Aigo. Periodo perfetto per il posto perfetto. Vai. Allora, evacuazione da Pripyat. Come evacuazione? Ma veramente? 35 ore dopo l'esplosione della centrale elettrica nucleare di Chernobyl, iniziò l'evacuazione di Pripyat, la città più vicina alla centrale elettrica, a causa del livello di radiazione mortale. Nella notte del 27 aprile vennero mobilitati più di 1200 autobus e le persone che vivevano nel villaggio vicino circondano... Ma è tutt'altro rispetto a quello che mi aspettavo questo gioco. Ma che bello! Salviamo le persone da Chernobyl! Io che pensavo fosse un gioco di tour vacanzieri. Si chiama Busworld. Chissà poi se questo è il primo. Enter. Vai. Cos'è? Devo alzare un po'. Era solo la musica iniziale, forse il problema. No. Va bene così? Troppo alto forse, adesso troppo alto, aspetta. Metto un 15. 14, va bene il 14. Va bene così? Ok. P ed M. Per fare cosa? Ah, ok. Fermati all'area assegnata in coda al convoglio. E per le porte usando F e G. Dam. Lì c'è scritto. Mia. Ah, non riesco. Non mi ricordo, porca miseria. Porca putanas! Stiamo andando a Kiev, tra l'altro. Se sapessero. Scusi! E non ho le misure. Ok. Ma sia la F... Che 360 che ho fatto? Sia la F che la G? O
Ok. lo so che serve pur. Uno alla volta, signori. Privet. Quelli? Signora, sale o non sale? Dai. Boom. Scania, mi porta spasso gratis sul pullman, visto che faccio un anno? Beh, guarda, se proprio vuoi salire su questo pullman, va bene, però io te lo sconsiglierei. Ah no, devo seguire il convoglio. Aspetta! Responsabilità il primo giorno di lavoro. Più che altro l'FOV è troppo distante e quindi non, mi perdo. Abnaka. Oi Gassit, grazie per i 21 mesi. Eh sì, sono i bus che scappano da Chernobyl. Ah! Non richiudare così. Abbasso un po' l'audio ancora. No, si pronuncia Aigo. O forse è nel mio che è alto. Com'è l'audio? Da abbassare? Abbassare solo gli effetti? Documenti? Sapete che abbiamo tante parole in comune con il russo? Kog, siamo a 2 anni gattone, anche se su YouTube la seguo dal 2015! Sempre contento di poterla supportarla e ringrazio davvero tanto per la compagnia che ci offre giornalmente. Grazie mille! Etat Bus. Etat bus? Non so. Maya bus. Maya bus. Etat bus vuol dire questo è là. Questo è un autobus. Allora lì c'è scritto. Orca miseria, quella lì. Non mi viene più. Porca miseria, mi sono dimenticato la lettera. Finestrino. Oh. Orca miseria! Ferrir, buonasera gatto, la si sopporta sempre in tutto il divertimento. Che da! Come meno 150, ma è tantissimo! No, sto usando Duolingo per imparare, solo che il problema è che mi dimentico tutto subito. No. Philip Mars, un anno fu, grazie mille per i 12 mesi. Ce l'ho comunque, aspettate, Ce l'ho. Vediamo se mi ricordo. Quella lì era... Perché quando c'è nel contesto giusto è tranqui. La L. C'è scritto il liet. Ok, vai, rifacciamo. Adesso ci siamo. Pripyat. Non so cosa sta dicendo adesso. Ah, devo fare pure il tutorial, va bene. Ok, ci siamo.
È risolta, tranquilli. Agilmente si arriva. Wow, wow. Non tirasse degli scatti sarebbe meglio, però vabbè. Attenzione, attenzione, dici. No, non mi posso fermare a leggere, devo seguire il convoglio. Che zoom! La B invece è una lettera strana, perché la V, la B e la V, la P e la R. Così adesso sapete anche voi un po' di russo. Hi Binch, we are escaped from Chernobyl. Bliat. No, Fabio, come puoi notare dal fatto che i nomi sono diversi. Cosa fa questo pazzo? Ma gli pare il momento di attraversare. Tra l'altro, guarda che bello sto posto. Ma che bel posticino. Era bella Pripyat. Oddio. Dalla serie sembra molto peggio. Però, vabbè. Anche in greco la P maiuscola è la R. Bastardi. Quello è il suo esercizio. Ho capito. Aspetta. Non ho capito che ha detto. L'alfabeto cirillico alla fine non è molto difficile da imparare. Insomma, ci vuole il suo tempo. Lì c'è scritto Liet. Liet CCCP. Non spento il motore, mi sbaglio! Volevo togliere la freccia! Ah! Via, 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 via. Sì, ma che scatti che tira qua. Perché partire dalla musica, mo? Cosa sta succedendo? Che è sto dramma? Scusa, ma dici che sono le 14? Devo arrivare qui, che è alle 17? Ma mi devo fare tre ore? Musica drammatica, beh, stiamo scappando a Chernobyl. La H è lei, è vero? Capi progetto Kirill Sherbakov e Mikhail Kalinchenko. Ma racconta proprio la storia di Chernobyl? Ragazzi, ma è un gioco straordinario se è così? Nel frattempo c'ho la barra della radioattività sotto di me, che voi non vedete. Ah no, la programmazione del gioco. Ok. Peccato, sarebbe stata una roba incredibile. Soffraggiato qui. Ma c'è il rischio botanico qua. Tatons, le si vuole bene anche lei, grazie per i 16 mesi. Passato un minuto, ne mancano 180.
Ma che devo fare? Cioè, scusa, ho fatto, sì. E poi? Cioè, scusa, mi sono scappato. Ok. Scenario 2 è bloccato, però. Avessi 800 di exp. Però non mi dà altra exp per rigiocarlo. Mi dà la medaglia. Ok. Qui dobbiamo andare in Cina. Sudacino, un potente terremoto colpisce l'area vicino alla costa dell'isola di Hainan. Viene dichiarata un'allerta tsunami. Secondo le previsioni, la prima onda può raggiungere le coste in pochi minuti. Devono portare in salvo i passeggeri della città di Yunyang il prima possibile. Devi guidare velocemente su strade tortuose, quindi fai attenzione. Allora, è bellissimo. Tanto sono due posti che vorrei tanto visitare, ma diciamo che il governo me lo impedisce, non il nostro, il loro, perché è terrificante. La Russia e la Cina, insieme al Giappone ovviamente, però sono quelle mete che... La Cina forse di più, però sono quelle mete che ho sempre voluto visitare, però dici, ma che cazzo vai a fare? Che dove vai vai è tutto un disastro. Cina rurale, sì sì, naturalmente. Ma no, beh, ma non mi piacerebbe andare in centro a Beijing, perché alla fine vado in centro a Milano, è uguale, no, più o meno. Pripyat in Ucraina, però. Sì, ed è lì che è successo il disastro di Chernobyl. Parlavo della Russia in generale. Da cinese dico che un giro nell'area rurale non è molto consigliabile. Perfetto. Perché? No, comunque la Cina in generale mi attira moltissimo. Meno il governo. Molto meno. Mi è sempre attirato più il Giappone che la Cina. Ma siamo lì. Siamo lì. Sono due posti che mi attirano tantissimo entrambi. Ma loro stanno lì a guardare lo tsunami, scusami. Mazza. Molto banalmente, fuori dalle aree urbane hai meno sicurezza, meno civiltà e di avere più preparazione e accortezza, almeno un aggancio locale. Ok, interessante. No, ma infatti il motivo per cui non viaggio è perché mi trovereste morto subito. Scendo dall'aereo, sono morto. Mi piacerebbe tantissimo essere uno di quelli zaino in spalla che se ne va a fanculo dappertutto. Non sono così. Si mettevano a battere come i cavalli, Sammy. Ma ci fa vedere anche la scena dello tsunami? Però, te le fanno vivere le cose, bellissimo. Pechino Express, ma come Twitch. Guarda, mi piacerebbe tantissimo come esperienza. Ma sono sicuro che farei merda sotto tu... Scusa, che veicolo è? Ah, vado. Merda, ma mi tiro... ma bellissimo! Via! Devo fermare i punti segnati, sì. Forza, signori e signori, che qui la situazione è proprio una merda! Dove va? Dove si siede? Vicino a me? Pratico, comodo, via.
No, Ricky, lì finirei proprio col cannibalismo, ma il giorno stesso proprio. Non credo di durare. Sapete qualche cosa di mandarino? Che magari diciamo anche un po' di mandarino, già che siamo qua? Perché col russo qualcosa almeno... Maya Dom. Vuol dire casa mia. Etat Maya Dom. Vuol dire questa è casa mia. E finisce anche lì. La puttana! Fabiazzo ha amato le ruote questo auto. Ma che... Oh! Ma l'avete visto? Ma cos'è? Ma è bellissimo questo gioco! Guarda l'albero! Dai ragazzi, dai! Su! 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 Forza e coraggio! È aperto dietro, non riesco a vedere se è aperto dietro. Dai! Pieno carico? Ok, immagino di sì. Ok, via, 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 via. Anche il Vietnam mi piacerebbe. Porca puttana! Ho capito, ma io come faccio, scusa, a risolverla questa cosa qua? Come potevo evitarlo? Ma come avrei potuto evitarlo io? Ah, dici di non prendere tutti? Ho capito, però è difficile. Quindi devo lasciare anche della gente morire. Ma è drammatico. Quindi devo abbandonare anche delle persone? Potrebbe essere più in fretta, e ci avete ragione anche voi. FG, dai, 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 dai. Vado, 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 vado. Cosa fa, signora? Signora, si lava dai coglioni, che qua abbiamo della gente da evacuare. Guarda come volo adesso. Bravo che si è fermato lo stop. Che non ha, però... Dai, 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 che dobbiamo andare a Zongong. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai. Buona. Giù, grazie Gattore per tutto quello che fa. Grazie mille a lei per i 36 mesi. Vado, 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 vado. Tra uno tsunami la gente sale con calma. È la sicurezza anzitutto. Cosa fa questo? Guarda te! Ho capito quello. Ma dai! Bastardo! Ma dai! Vabbè, adesso. Quanta collisione. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Pirata della strada, lui però. Ma siamo in positivo. Mamma mia, mi è rimasto quel saporaccio di quella salsa... del pollo. Abbiamo 8 minuti per arrivare all'incrocio. Anche se l'incrocio un tempo non ce l'ha. Ma cosa fa questo col tuk tuk? Togliti dai coglioni, scemo. Ma era un tuk tuk lungo. Uuuuh.
Si fa. Accelera. Mamma. Ragazzi, amico divertente per i 9 mesi. Buonasera. Però la seconda ondata arrivava abbastanza alla svelta, se non ricordo male. Oh, togliti, scemo. Non mi interessa. Ma che tornanti devo fare? Ma siamo matti. Ma guardate la minimappa. Oh mamma, ah no, beh, quella è una cascata, è normale che sia così. Bella però. Sento l'onda! O forse è la cascata. Forse è la cascata. Però stiamo salendo. Magari non ci beccano le ondate più alte. Buona, vado. Ah, sì, mi ricordo. Vai coi tornanti. No! Che ansia. Mincio. Non so per quale motivo ve lo faccio con il video ora, ma nel dubbio auguri. Grazie mille, auguri anche a lei. L'inizio di una lunga storia d'amore. Grazie. Vi porto in salvo, ragazzi. Ma io volevo andare in ferie. Tintoretto dei poveri, grazie per i 20 mesi. Ragazzi, oggi è l'ultimo giorno di September. Subatevi, regalate, costa meno. Ultimo giorno. Dai, i passeggeri si possono anche appendere a sto cazzo, eh. Quelli stanno andando in giù, effettivamente. Guarda le case. Portiera, no, non apro mica. Sarebbe fighissimo vedere le onde, però non voglio fermarmi a guardare. Quindi, vado via. Bellissimo comunque questo gioco, eh. Cazzo. Sembra un'esperienza di Gardaland. Non di Gardaland, perché non ha queste esperienze qua, però di Movieland o di Disneyland. Zecca, ciao gatto, ora che è iniziata la scuola non posso seguirla molto, ma spesso quando si riesce a passare sempre, grazie mille. Inaspettatamente bello. No, allora, non mi aspettavo che fosse una merda. Non me lo aspettavo così bello, però. Quest'autobus, siccome è 30 km orari. Siamo ai 30? Beh, siamo ai 40 quasi. Avrà le gomme lissie. Non credo sia pensato per fare questo tipo di cosa. Ciao ciccio, dai. Dai. Allora. Ah, c'ho il clacson, perfetto. Si può usare il volante? Non ce l'ho, quindi boh. Sarebbe fighissimo col volante. Oh, siamo arrivati con 4 minuti d'anticipo. O devo raccattare altra gente qua? Che devo fare? Li faccio scendere qui? Ti immagini doverli far scendere? Stanno scendendo apposta. La quantità di denaro richiesta ho ottenuto. Cosa vuol dire? Cos'è questa informazione? E prima, mi verrebbe da dire. La R rovesciata, che cos'è che era? Aspetta che ce l'ho qua. Yob. C'è scritto Yob.
Perché l'H e la I... No, la N. Ignov. 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 Job. Ah, forse Job. No, Job. Finisce con la V. Finisce con la V. Quindi è... Gnob. Vai pur. Don't listen to me, please. It's a... Yanyov. Yanyov. Yanov. Yeah. No. We escaped from Chernobyl, poor, and now we are... Oh, 1 week before the disaster. Okay. Now we are going into... Che cazzo è? Bellissimo! Dorme qua? Cos'è, la Bibbia? Un manga. Con i porno. Porno manga. Cos'è questa bussola? Stazione degli autobus. Vabbè, boh, andiamo. Buongiorno signor! Questo qui è proprio pronto per andare in centrale nucleare. Lo vedevo lì con la canotta. Pagliacci, grazie per i 68 mesi. Etat Bus. Grazie Mr. Philip Mars per le 5 sub. E The Lazy, Lazy Sense per i 2 mesi. Etat Autobus. 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 Perché? Quando? Quando è successo? Quando sta succedendo questa cosa qua? Ma... Ah, non l'ho mica visto. Rifacciamo. Non l'ho visto, non l'ho visto. Non l'ho visto. Sto morendo dal caldo, vacca puttana. Riccardo, dai una cospicua mancia. Prima fa freddo, e poi fa caldo, e piove, e la gatta non si muove. Accende la candela e dice buonasera. Però non si vive così, eh. Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Curve larghe. Ho visto, ho visto. Riccardo, allora, dai una cospicua mancia, signore. Ah, questo qui è vestito per andare a Chernobyl, effettivamente. Quanto meno vestito da operaio. Quest'uomo è molto triste. Dai, proletari, demo. Allora, è che non ho il senso delle misure proprio. Ma si sono chiavati in metà del... Ok, vado. Scemi! Bliat! Ok. E qua devo andare dritto. Vado. YouTube famous pur? Rosso. Vado. Buona. Aha. No. Ok. Che c'è scritto lì? E yep, no. No. Non leggere la guida, che non... Anne Lawson. Oh, yes, yes. Era ieri. Non capisco un cazzo del culo! Ok, devo fare la curva. Devo girare.
Dove devo andare qua? Non lo so, non vedo... Qui devo andare, davanti. Ma che parcheggio è? Aspetta che la pilo larga. Ma è Lenin? Hai Lenin? Che troia. Scusate. Fermi, dove vanno? Come salgono questi? Matti, ma fatemi fare la retro. Dove vanno? C'è la chiusa. Dove andate, scemi? Fate il giro. Che puttana. Fermi lì! Oh, e sali. Cosa fa? Dai, che c'abbiamo la tabella di marcia. Sono saliti? Non li vedo convinti. Oh, 2 ore, cazzo. Vai. Proletari, intanto arrivano in ritardo qua. C'è scritto? Non riesco. Troppo veloci. Ma non erano fuori fermate, che ho fatto il giro. La prossima volta devo prendere la bicyclette. Grazie a Xote per i 13 mesi e il landowner per la sub. Grazie mille. Tu devi essere io. No, si pronuncia Anco. Ecco qua. Questa è casa mia, entra. In russo è bicyclette. Correct, pur? Adesso mi collide. It's not a bicycle. The bicycle? Duolingo, tell me. Velociped. Almost. Ok. Vacca puttana. Anche questo è russo. Cos'è sti sportelletti? Qua c'è il mio letto. Io voglio buttarmi a letto. Che sogno. Mazza, scusate. Rosso. E i freni però non sono a norma. Io glielo ho detto al comune. Dovete darmi dei freni nuovi. L'ha contata come collisione, sì. Cioè almeno mi è venuta la faccina triste degli... di loro. Qua dove eravamo prima? Sera. Buonasera. Cioè c'ho la faccina triste della gente seduta dietro. Poi non so. Via le ciclette. Etat, vai le ciclette. Piano. Etat Maya Vaisiklet. Piano. Li fai ballare, ho capito. Cioè non mi sembra esattamente una cosa comoda. Ci sono paletti dappertutto. Una strada, una corsia in mezzo. Passano i camion. E che cazzo. Se fossimo su Forza Horizon, qua mi starebbe dando un sacco di punti perché sfioro le altre macchine. Ma non ho messo il guardrail qua.
Che cazzo. Tomorrow we talk only in Russian. Maya pizza. Piano piano, non scattare. Piano. Cosa fa? Se che ingolfa Volvo. Giro. Qua passa il treno? Ma non adesso però. Tranqui, vero? Da che parte passa il treno? Beh, a posto. Ok. Ok. Oh merda. Adesso i proletari si incazzano. Oh, you ate ribs, Binge? Can I have some? I ate fried chicken, but it was... And very late. No? Oh. There is Billy, I didn't see Billy. Hi, Billy! Hi, my friend. Where is Billy? Che succede? Non investire gli animali, suona il clacson. Come si dice vacca? Quella vacca di vostra mamma. Ma poi quanto cazzo sono grandi ste mucche, scusa. Mi arrivano a metà autobus. Minchia. Le mucche OGM. Beh, siamo vicino a Chernobyl, quindi sarà per quello che sono cresciute. Sono radioattive. Making pixel art, you're awesome, Billy. No, sono grandi le mucche, però non arrivano a metà camion. Ma la gente vive qua? Salve. Posso aprire? Buon pomeriggio. Dobbiamo arrivare per le 16, però non so che... Sono le 14, direi che siamo perfetti come orario. Sono arrivati anche un pelo prima. Buona. Scusate, ma è passata un'ora di live? Abbiamo anche mangiato, purtroppo. No, salgono ancora. Perché salgono? Non ho finito? Dove vado? Devo tornare indietro anche. I don't know, Binch. I think it's free because it's a worker bus. But you have to go to work on Chernobyl. La centrale devi andare. Ho capito, ma che giro del cazzo mi ha fatto fare per venire fin qua? Scusa. Non è la centrale qui. Quindi siamo presto che tardi. Time Richie, sono 41. Come qua? Più 41, confermo. Taglia dritto per il bosco. Sai che quasi quasi. No, che dopo mi dà collisione. No. Ok. Altre tre fermate. Ah, è vero, vicino... La stella? Come il sole è una stella. Luce nel buio. Era luce nel buio? Ascoltami. Si stanno lamentando del comfort dietro, sti cazzi. Luce che cade dagli occhi, la sapevo benissimo, infatti. Ero lì. Un esperto. Chi la cantava? Kesha? The Needle. Un biglietto di andata e ritorno per Iñárritu. Scusi? Dove vuole andare lei? Elisa. Era Lady Gaga. Mi piace che avete detto Elisa.
Giorgia e la Pausini. Quindi... No! Ed vaffanculen! Anche questo è russo. Ma con cosa? Con cosa? Ma va. La mappa non è utile perché io non so... Mo... Dov'è la puttana? Ma non può frenare anche lui! Ho aperto! Aspetto il motore! Oh, vacca boia! Vacca boia! Ok. Prossima volta tutti i taxi. Da domani prendo l'auto, ci vengo più sul bus. Russia, Maya Dom. Entera. Ma io non vedo. Sto crepando la calda, è faticosissimo lavorare qua. Mamma, però è bello perché è l'unico gioco di autobus che effettivamente ci stanno degli obiettivi, delle cose da fare in ambientazioni particolari. È bellissimo. Mi sta piacendo un sacco. Curva a gomito. E si risparmiano quei 20 secondi. Inter è russo, sì. Il ragazzo di campagna lo hanno girato fuori Mosca, lo sapete? Infatti, Pozzetto si trasferisce a Mosca. Beato te, contadino. Beato te. Bliat. Però l'hanno tradotto e quindi... Tanto scherziamo, ma probabilmente a quei tempi forse costava pure meno. Ah, no. Ma sta gente, scusami, io capisco la fermata dell'autobus in mezzo al niente, ma da dove vengono? Dalle campagne? Da dove vivono loro? Boh. Cioè, questi signori, in mezzo a questa piazzola, in mezzo al nulla, come ci sono arrivati? Guarda qua, qui non mi fa passare. Vergognati! Vergogna! Dal bosco, a dici che proprio sono... scimmieschi. Devo provvisare il compagno di campagna. Però era un po'... cacco... Forca troia! Letterrea, ma cos'è? Grazie mille per le... Porca puttana! Per le 10 sub, grazie mille, Letterrea! Ringraziate tutti! Riccardo, dai una cospicua mancia. Non siamo arrivati? Alle 23 devo arrivare. Sono le 20. Dai, 3 minuti. Riccardo, ci siamo. Pure i dossi danno fastidio questi qua. Pace di merda. Riccardo, dai una cospicua. Lì tra poco facevo un frontale con una macchina, Esatto, Ancillotto, perché c'è il Prime e se vuoi la sub te la puoi fare gratis. E che cos'è? Mi piace che poppano i camion a una certa. Grazie Demo per i 47 mesi. Beato te, contadino. Cazzo, ho 2 minuti per arrivare. Riccardo, dai una cosa. Cosa c'è scritto? Perché analista? Devo andare dall'analista. Beh, dopo questo viaggio sì. Dopo questo viaggio effettivamente ne avrò bisogno. Riccardo, dai una cosa. Dalla tua una testata al tettuccio perché l'autista non lenta addosso. Ho capito, se dai una testata vuol dire che sei parecchio alto. Riccardo, dai una cospicua mancia. E quelli sono problemi tuoi. Riccardo, dai una cospicua mancia. Sì, ti dice fermate l'aereo però devo andare dall'analista. Devo andare. Un minuto. Un minuto per Chernobyl.
Un minuto. So di arrivare, non rento in curva. Vago via dritto. No problem. Scatta però. Tranqui. Un minuto. Non devo entrare qua? Non è qua che devo entrare, niente. Scusa. Aspetto motore. Errore mio. Come si è fatta qua la roba? Ok. Se togli da solo la freccia, questo è il futuro. Ok. Dove mi metto? Vabbè, storto, ma... Ci siamo. Via, fuori dalle palle. Non volevo fare la fine del castagno di Chernobyl, è la vera battuta. Poi in Italia l'ho tagliato. Dovevo fare la fine del castagno di Chernobyl. Vado? Prossima fermata all'analista. E dopo sto viaggio ne abbiamo bisogno di tu. Dove vado? Salve. C'è un signore qui. Che palle! Questo signore! Dio, ce l'ho qua, porca puttana, che paura. Vado. Domani sera vi sparo 20.000 calda arroste. Ostia, ma è già stagione. Si trovano? Grazie Thermos per il raid. Arrivate con un gioco squisito, ragazzi. Squisito. È bellissimo. Ciao Vettore! Pieno di gente? Ma di già? Vabbè che da me sta diluviando, quindi. Adesso mi vanno le... Mi va Don Maroni, me va! Voglio fare Maroni! Cotti sul fuoco! Buonissimi! Te togli il bidon, te che butti dentro un fiale marmitta, no? La roba della legna, te bruci tutto e te butti i Maroni! Così insieme è buonissimo. Buoni che mai! E poi? Si fa la torta delle stracacanasse. Ma chi è che va all'analista alle 7 del mattino? Chi ha fatto questa tratta insieme a me? La torta? Sì, di stracacanasse. La torta alle castagne. Domenica, tra l'altro, c'è la sagra del tiramisù. 4 a Treviso. E io quasi, visto che alle fiere non ci vado, io la butto lì. Un giro sabato e domenica pomeriggio me lo faccio, se non diluvia. Quindi se siete di zona, magari ci vediamo. Se non diluvia, però. Mio zio fa giudice quella gara. Me lo saluti tanto. E chiedili se posso dare un assaggio anch'io. Domenica c'è Vicenza Comics. Se lei viene, è un'ottima domanda dopo che ho appena affermato dove sarò domenica. Come fossi lì? Lo so. Però vabbè. È la prima volta che comunico con anticipo dove vado, giusto perché se c'è qualcuno... Se andiamo a mangiare, offerti nel mio sogno. Hai ottenuto la quantità di denaro richiesta. Ah.
Vabbè. Tranqui. Quello che ho fatto fino ad ora effettivamente non cambia niente. Di questo passo lo scenario 10 sta guidando l'autobus Attack che potrebbe prendere fuoco. Sì, una roba normalissima. Periodo di surriscaldamento. Prova ad aprire il cofano. Come, scusami? E come si fa? Cioè, così? Non so. Cioè, lui mi ha detto di premere la C. Aha. Con le frecce. Ok. Ma la vedevo già in realtà. Sì. Left alt per mostrare il cursore. L'ho fatto. Pratico. Praticissimo. Qual è in realtà? C. No, veramente comodo. Ma si sta già surriscaldando. Allora, sai che c'è? Teniamolo direttamente aperto. E adesso fare aerodinamica. A posto, vai, via, 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 via. Sì, ma è difficilissimo. Lo spiego adesso. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Pipipipi. E grandi successi come guarda come dondolo, guarda come dondolo, ballo il twist. Sì, però... Allora, voi non lo state vedendo. Adesso mi sposto un attimo, perché il surriscaldamento è una roba da fuori di testa, eh. Guarda. Guardate, guarda, in alto a destra, eh. Cioè, guarda lì. Ma come faccio? Cioè, devo spegnerlo così. È osceno. Ma se io taglio, secondo voi si incazza qualcuno? Ma che cazzo lo sa? Ma che cazzo me ne frega? Ciao, Marameo. Haha. Haha. Scemi. Scemi. Cioè, guarda, si è già surriscaldato. Sotto a bordo guarda lo specchietto. E vabbè, che me frega. Tutto in regola io. Sì, ma mi brucia tutto. Come faccio? Ma è impossibile. In 2 minuti devo arrivare alla prossima fermata. Via cicletto. Me la rosico così. Doveva va. Bliat. So perché si vede. Ma siamo anche in salita, vacca boia. Thank you, poor. I'm sorry. It's my best. Dai, 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 che c'è la discesa, dai, che c'è la discesa. Mai paura, dai, dai, dai.
Ok. Siamo quasi in orario però, attenzione. Un minuto. Ma questo qua c'ha la macchina impantanata da 6 giorni, come mai? Ma fatene una nuova, barbone! Oh. Adesso non ce l'ha più. Il dosso ha aumentato il calore. Come funziona sto motore? Scusa. Ramino, 64, anche troppi. Mai, grazie mille. Ma guarda poi le strade. Ma cosa siamo qua? A Roma? Non me ne vogliano gli amici romani. Era una gex. È vero. Purtroppo è vero. Sono molto dispiaciuto per la nostra capitale. Merita di meglio. Che devo fare? Ah, riparto. Come faccio a fare 2 minuti su sta strada qua? Fuck. Magari le avessimo asfaltate adesso. Eccessivo. Non è messa così male. Però meriterebbe un trattamento migliore, perché è vero quello che ha detto Pierpaolo, Pierpaolo Greco, che lo seguo su Instagram, che sostanzialmente l'uomo sempre in ferie, lui. È andato in ferie a Parigi il weekend scorso. È andato a votare e poi è andato a Parigi. Ha detto: Parigi è bellissima, è tenuta benissimo, con un sacco di visitatori e tutto quanto, è tenuta da Dio. Pensate quanto sarebbe bella Roma e quanti soldi farebbe poi Roma se fosse tenuta e trattata come Parigi. Perché comunque Roma, di roba da vedere e di importanza storica, è piena, che gli caga in testa a Parigi. Poi vabbè, la città degli innamorati, tutto quello che cazzo volete. Però Roma comunque è Roma. No, ho sbagliato. Il navigatore è una merda. E allora dai. Mi insino di qua, tanto si passa, no? Ma chi ve le fa queste manovre? Chi ve le fa? Dai. Dai. E vi avrei evitato questi scatti, ma va bene. Penso sia troppo storico e difficile fare qualche lavoro di viabilità, ma non è solo la viabilità il problema. Andrebbe tenuta bene in generale. Anche come infrastrutture e quant'altro, la metro, gli autobus, cioè proprio di quello diceva soprattutto, no, di Parigi. Che lì da turista vai dappertutto, tranqui, fai tutto senza troppe rotture di cazzo. Roma è tosta, non solo Roma, tantissime città d'Italia hanno lo stesso problema, solo che Roma è comunque un polo importante, no, per il turismo. E quindi chiaramente è dove la gente dovrebbe essere super comoda a girare.
Sembra che te l'hai platinato poi. No, non abbiamo mai raggiunto l'obiettivo. E quindi no. Le vacche che belle, le vacche. Ai miei tempi avevano 6 gambe, sapete? Adesso poi le hanno tagliate. Tutto il discorso politico. Oh, comunque sto facendo tutto in orario, eh. Vorrei dire questa cosa qua. Poi preferivo scappare da Chernobyl durante il disastro. Però vabbè. Che politica strana, guarda. Sam, grazie per i 26 mesi. Rinnovate l'ultimo giorno di September. Arirà. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Senti che relax. Madonna, è già surriscaldato subito. Apro il finestrino, Mi sto trascinando tutto il ghiaino della città. Siamo un po' in ritardo adesso, sì. Questo ci ha fatto ritardare un attimo. Gente casca, se ti comporti bene non caschi, no? Che stronzata. Adesso abbiamo più tempo però, dai. F e G. Dai, dai. Vai che si raffredda intanto. Com'è triste quel signore? Sei triste? Orca. Ma lui mi ha rubato il maglione di Natale, io ce l'ho uguale. Manca poco a Natale comunque. Che gran noia il Natale, Cog, perché dici queste cazzate? Manca poco ad Halloween, ma sti cazzi di Halloween. Sti cazzi di Halloween. Vuoi mettere? Con il comebackone di Erminio? Ho delle sorprese anche per Halloween. Ovviamente ho delle sorprese anche per Halloween. Ma volete mettere con il comebackone di Erminio e Diego 2? È noioso, troppa gente in giro, troppo traffico. Stai a casa! Stai a casa! E ci lamentiamo sempre. Stai a casa! Mi fa ridere il clacson.
La sorpresa di Halloween, cioè se una persona riesce a lavorare in tempo. Allora, il pre-live della Roby non so se arriva per Halloween, non ho più avuto notizie. Però non voglio neanche pusharla, poverina. So che ci sta lavorando, quando arriva arriva. Io parlo di sorprese dietro di me. E ne vedrete delle belle! Rudolf dal cazzo rosso. Vector, c'ho un po' di morte. Fatti i cazzi tuoi. Vedermi a Lucca è difficile. A parte il fatto che se Lucca è la metà della giornata che c'è stata oggi. Allora, io non ve lo auguro. Vi auguro il sole che spacca le pietre. Però se... mi bacio i gomiti per essere stato a casa. Però vi posso dire una cosa. E si... non è sicurissimo al massimo, ma è abbastanza sicuro. Scaramanticamente non anticipo nulla. Ma arriveranno informazioni molto golose in futuro. Ma di una golosità che puttana vacca dite... che non avete idea proprio. C'è Tim Burton a Lucca quest'anno e chiedi di fare un film bello. Dai, devo fare la salita, devo fare la salita, devo fare la salita, devo far... Non ti scattare proprio adesso! L'inerzia, l'inerzia, l'inerzia! Spingo! Niente per niente al gatto review? No, perché domani esce il vlog. Le review dovevano essere una settimana sì e una settimana no. Purtroppo il vlog è arrivato una settimana dopo. Colpa mia. Asus ha risposto. Sì, domani vedete tutto. Beh, ti mi dice, oh, adesso mi fai un film decente. Allora, cosa ha fatto recentemente Tim Burton? Non sono un fan di Tim Burton in generale. Mi piace lo stile, però come film devo dire che... Frankenweenie, mi ricordo, mi ha fatto abbastanza cagare. Poi quello lì dove c'era... Johnny Depp che faceva il vampiro mi ha fatto estremamente cagare. Poi... sì, Dark Shadow era abbastanza una merda. Cosa ha fatto poi recentemente? Lugger qua? No, dopo. Serie TV su mercoledì mi interessa meno di zero, quindi non l'ho visto. Dumbo? L'abbiamo visto Dumbo? Non me lo ricordo. Dumbo. Dimenticabile. È certo, io non mi ricordo un cazzo.
Sì, Big Fish, però, scusa, ho capito. Allora, li ho visti tanti anni fa, i Batman di Burton. Bellissimi i costumi, bellissimi i personaggi, però, raga, che noia. Potrei ricordare male, però. I film di Batman pre-Nolan... Non Nolan... Bale, come si chiama? Quella roba lì? Sono abbastanza una rottura di cazzo. Tim Burton ha fatto talmente tanti film di culto, non è che può fare chiavi che fino a... Ah, dici... Da adesso può scacareggiare. Vabbè. Oh. Io non sono d'accordo con questa cosa, comunque. Cioè, ci sta che tu sei la leggenda del cinema all'epoca, però se inizi a fare merda o comunque roba dimenticabile, non rimani più la leggenda che eri. O ti ritiri da vincitore, oppure devi comunque continuare a dimostrare che sai quel che fai, insomma. Ma il convoglio dov'è, scusami? Mi devo girare? Immagino di sì. Poi non è che ti costringe qualcuno a far film, eh? Esattamente come me. Ho fatto magari tanti video belli, tante live belle, però se inizio a far cagare, la gente smette di seguirmi. Non è che mi segue perché bisogna. Non si campa di rendita, esattamente. Cioè, se un discorso vale per me, non vedo perché non dovrebbe valere anche per Tim Burton. Ti costringono i soldi a far film. Ho capito, se fai film di merda, però... Ti giudico comunque in base a quello che mi stai proponendo. Poi magari tu sei contento lo stesso perché ti intaschi i soldi. Perché ti pagano fior di quattrini per fare Dumbo o quello che è. Però... Se il film mi fa cagare, mi fa cagare. No, i fallimenti non oscurano i tuoi successi. Però se sono 10 anni che non fai un film decente e io mi devo ricordare di roba di più di 20 anni fa per ricordarmi che sei un bravo regista... Una cosa non oscura l'altra, però si dovrebbe comunque sommare. Grazie Eric per i 2 mesi. A livello di immagini difficilmente la gente dimentica i successi. Ma io non sto... Non vanno dimenticati i successi. Semplicemente sto dicendo che ultimamente Tim Burton ha fatto roba che mi ha fatto cagare e non mi viene da dire cazzo che figata vado a vedere. Anzi, quando vedo che fa un nuovo film magari ci vado un po' coi piedi di piombo prima di andare al cinema. No, si somma perché il film, come dici tu Dorian, non diventa più brutto. Però il regista che ti fa il film nuovo ti fa pensare, dice... magari ci penso 2 volte, non mi fiondo al cinema a guardare il nuovo film di Tim Burton. Perché? Perché ultimamente mi ha proposto merda.
se devo andare a vedere Beetlejuice è un conto. Se invece devo andare a vedere il suo nuovo film, ci penso. Poi se proponi il rewatchone è un altro discorso, però è un rewatchone. Però il film sono di merda per te o per lui? Magari lui non piacciono. Ma infatti io sto parlando di me. E da come leggevo in chat eravamo più o meno con la stessa linea di pensiero. Poi se lui è contento, buon per lui. Mica sono andato a casa sua di smettere di fare film. Certo che se vi è piaciuto Dark Shadow, complimenti. Pa 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 pa. Scusate, ho visto un po' di foreste e mi è venuto pa 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 pa. E siete pronti a domani mattina? Domani mattina? Purpur Live. Sì, ragazzo, non vi... ma infatti, ho visto le cose, mi è venuto un lapsus, ma basta. Sea of Pur. Però intendiamo più lo stesso dire che, beh, siamo in una regione dimenticata da Dio, della Cina, quindi sì. Pur of Tears mi piace come titolo, Yusam. Guarda che washing machine. Washing machine gun, no. €10? Vabbè, cambiamo nome. Non è che problema c'è. Sea of Riss. Sea of Pur. È uguale. Ma che belle queste cascate. Poi è tutto bello questo gioco. Tutto bello, tutto bello. Che gioco si tratta? È un gioco di autobus. Ah, finito. Ok. Gioco di autobus che ti fa visitare in realtà solo. Vabbè, grazie Filigus per i 15 mesi. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Adesso abbiamo pure il bus senza la benza. Oh. Perché? Non ce l'ho la tilde! Dove cazzo è la tilde, mo? Ho sprecato tutta la benzina. Quanta poca ne ho.
parlato di Stadia, ma c'è poco da parlare di Stadia, ragazzi. Cioè, ormai la notizia è vecchia. Nessuno sano di mente, credo, abbia più pensato a Stadia in maniera positiva nell'ultimo anno. Che è un peccato, perché poteva essere fatto molto meglio, molto di più, molto bene. Però, cioè, che c'è da dire su Stadia? È drammatico. Più che altro, al massimo si può parlare del fatto che non hanno avvertito chi lavora in Stadia, che chiudevano Stadia. Hanno avvisato alcuni un'ora prima, ad altri non gliel'hanno nemmeno detto. Ma che fa cazzo? Oh, scemo! Questa è la cosa drammatica. No, un'idea... Allora, beh, un'idea delle balle no, Vector, perché comunque il cloud è comunque il futuro. Andava proposto un parco titoli più grosso, più interessante, più caparbio e dei prezzi più competitivi. No prezzo pieno per un gioco di 20 anni prima. E 3 giochi al day one. Scaglionati tantissimo. O un prezzo così, oppure mi davi uno store dove potevo scaricare il gioco e in più avevo la versione cloud. Cioè, da qualche parte, da avere un servizio intelligente. Se loro facevano il Game Pass Cloud, sbancavano. No, non è la prima volta che Google fa così, è vero. Ma infatti, sapevamo tutti, dopo il primo anno di Stadia, che avrebbe chiuso. Tutti. Lo dicevano, no, evviva, tranqui, va tutto bene. Ma l'abbiamo detto tutti, quindi una roba che... C'è poco da fare. Adesso io non ho ancora sentito il cortocircuito di oggi, che finalmente l'hanno rifatto. Però da fare non c'è niente. Apprezzo che rimborsino tutti. In realtà me ne sbatte anche un po' il cazzo, sai. Di essere rimborsato. Mi interessa poco. Mi dispiace per i dipendenti, perché quella lì è proprio una roba gravissima. C'è gente che doveva far uscire... Mi ha mandato un screenshot prima... Gabriel. Un dipendente ha detto... Ah, che bello scoprire che hanno chiuso Stadia mentre ci lavori, da Twitter, da un articolo di The Verge. E un'altra dipendente ha detto... Ma scusa, noi dobbiamo far uscire un gioco il 1 novembre. Amazon Luna però è un servizio che non è ancora stato lanciato. Tombino, grazie per i 20 mesi. Quindi su Amazon Luna vediamo. Renory, e la dipendenza da gatto colpisce ancora, grazie. Manca... Finita questa corsa, chiudo, ragazzi. Quindi rinnovate per l'ultimo giorno del mese. L'ultimo giorno. Il gioco di Kojima inizialmente era per Stadia, veramente? Ah, sì, ma è confermata questa cosa, è clamorosa. Ma sul serio? Non l'ho letto. Amazon Luna è praticamente un servizio, il servizio cloud di Amazon, che funzionava tipo Sky invece, a pacchetti. Confermata da Kojima, veramente, pensa a te. Mamma mia, e lui ha detto non vedo l'ora di lavorare con Microsoft e la sua tecnologia. O utilizza anche della tecnologia cloud sempre con Microsoft, oppure proprio il classico faccia di merda idolatrato. Grazie Sergius, mi stavo quasi scordando, scusi, ma ci mancherebbe, grazie mille. Ah sì, mi ricordo. Che poi non è nemmeno colpa sua se è idolatrato il povero Kojima. Io devo fare una cacca incredibile. Non faccio merda a Volta Gabbana? No, perché Volta Gabbana, scusami. Cioè,
banalmente Amazon aveva magari per le mani un progetto che gli è costato una milionata. Sapevano già che volevano chiudere Stadia, ha detto scusa, almeno devo rientrare dei costi. Hanno fatto una telefonata a Microsoft, gli hanno detto oh, te lo vuoi comprare te? E loro gli hanno detto sì. Credo che Kojima in tutto ciò non c'entri neanche un cazzo. Semplicemente, com'è giusto che sia, l'azienda vuole rientrare il più possibile del danno. Ed è andata, ha telefonato a Phil, ha detto uè Phil, non è che vorresti l'ultimo gioco di Kojima in esclusiva? E lui dice minchia, sì dai, lo metto nel Game Pass, che alla gente piace. Kojima mi sta anche simpatico con quegli occhialetti. E lui gli ha dato il soldo. E molto probabilmente sono andati anche a battere cassa da Sony, solo che hanno fatto un'asta, qualcosa. Un'asta, insomma, qualche rilancio. Mi sto facendo la cacchissima veramente addosso adesso. Spero di arrivare. Phil Harrison è una disgrazia. Ha gestito il lancio di Play 3, Xbox One e Stadia. Che curriculum, cazzo. Quanto manca alla fine di questa tortura? Da poco, dai. Ragazzi, io inizio a salutarvi, è stato un piacerone fare la live con voi, siete persone favolose, non vedo l'ora di vedervi domani mattina in live con Pur. Un abbraccione. Ok. Babba Bia, mi sto facendo la cacchissima addosso, e mi risposto anche su. Bello però, mi è piaciuto veramente molto, sapete? Mi metto qui. Domori.